Sandro Serra di Falco, chiaramente il produttore, vero e proprio, si dice produttore esecutivo in arte, e anche quando si fanno i grandi eventi e le grandi manifestazioni, in questo caso sei un produttore esecutivo. Ma se il mal di testa e i pensieri sono da produttore esecutivo, forse sì, perché potete immaginare che è una grande impresa quella di mettere su questo grande festival. Ci stiamo riuscendo, siamo molto contenti e soddisfatti, e quindi va bene, dai, continuiamo. L'intervento di Sgarbi un po' fuori campo, diciamo, perché non era di presenza, ospite vostro, come mai? Ma Sgarbi ci stupisce sempre, comunque è la prima volta in tanti anni che non si presenta a un mio appuntamento. Lo ha fatto in maniera virtuale, è stato ugualmente simpatico e ha dato ancora una volta la sua benedizione a questo evento, che ritiene anche in qualche modo suo. L'avete sentito, insomma, lo ritiene parte, si ritiene parte dello spettacolo, e lo sarà, visto che avrà il suo Caravaggio il 17 ottobre qua. La scelta di questo luogo è un po' casuale, un amore, un colpo di fulmine. Ho conosciuto Villa Castelnuovo in occasione di una presentazione editoriale e, vedendo gli spazi, mi sono reso conto che era perfetta per realizzare un vecchio progetto che avevo sempre avuto, quello di una grande festa, un grande incontro tra artisti con spettacolo, musica e tante cose. E quindi abbiamo buttato giù il progetto e oggi siamo tutti qua. Adesso aspettiamo che il popolo risponda a questa vostra chiamata al divertimento.